Ragazzi, ciao ragazzi, siamo qui con l'HTL One Touch Idol Alpha. Purtroppo non possiamo provarlo l'Idol Alpha perché non è ancora disponibile per la Pro, è solo un sample per farci vedere a noi e possiamo però già farvi vedere le caratteristiche. Abbiamo uno slim design, solo 7,5 mm di spessore, il case è, mi sembra alluminio, comunque di una qualità buono, comunque metallico, con queste due barre diciamo in plexiglass, non so se magari potranno fungere da barra di notifica o quant'altro, purtroppo il telefono non posso accenderlo, non c'è questa possibilità. Abbiamo poi uno schermo da 4.7 pollici HD, un Android Jelly Bean, quad core come processore 1.2 GHz, 13 megapixel la fotocamera posteriore che permette di fare video in HD e in Full HD, e davanti la fotocamera 1.3 megapixel, memoria interna da 16 giga più 1 GB di RAM. Nella parte superiore non c'è nulla, nella parte destra abbiamo il bilanciere blu, il tasto accensione e spegnimento, davanti vabbè i classici sensori più la fotocamera anteriore che abbiamo già parlato e il padiglione auricolare, poi qui sotto nella barra del plexiglass troviamo, non so se riesco a farveli vedere, troviamo il tasto indietro, il tasto home e il tasto strumenti, non so se si vedono bene dalla camera. Poi sotto non troviamo nulla, dietro vabbè c'era la camera con il flash led e lo speaker che abbiamo già detto, a sinistra troviamo lo slot per la sim e l'ingresso per il micro USB. Questo era l'Idol Alpha ed è tutto per questo smartphone, grazie.